Palazzo Lercari fu definito il Palazzo della Vergogna per via dello stato di abbandono in cui versò per molto tempo. È uno dei monumenti più importanti di Galatone, tanto che l'amministrazione comunale lo riqualificò ed il 30 luglio 1958 lo inaugurò alla memoria di Antonio De Ferraris, detto il Galateo, la più importante figura accademica e culturale di Galatone. La biblioteca che troviamo all'interno è dotata di oltre 5.500 volumi di grande pregio culturale e letterario. Vista l'importanza raggiunta, la biblioteca comunale nel 2007 è diventata parte integrante del Polo Salento Bibliotecario, essendo inserita nel piano di sviluppo SBN di Puglia.